gioco della palla, 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 gioco della palla. Sì, sì, Lollo, sì. Buona, allungati Raul. Sì, buona, vieni anche via. Sì, buono, buono. Sì. Dai, falla entrare, vieni Aranzone, ancora un minuto, dai. Dodicesima giornata del campionato di seconda categoria, girone L. Scendono in campo allo stadio Dainesi di Pianoro, la Pianorese di Rocco Musio contro il Saragozza di Francesco Mascaro. Agli ordini del signor Berti della sezione di Bologna, ecco le formazioni: Pianorese con Gregorini, Di Felice, Raspugli, Franceschi, Pozzi, Di Lorenzo, Marconi, Macaluso, Margiotta, Alvisi, Tomba. Nel secondo tempo Del Tiglio prenderà il posto di Di Lorenzo, Romagnoli di Margiotta e Capestro di Alvisi. In panchina per la Pianorese De Planu, Bua, Fagioli e Tugnoli. Saragozza che si schiera invece con Bratta, Campanile, Ceritelli, Mascaro, Pratichizzo, De Pampilis, Palese, Eletti, Pello, Monetti, Pelella. Nel secondo tempo entrerà Federici al posto di Campanile, Palese al posto di De Pampilis e in panchina Passini, Di Santo, Di Piazza, D'Amico e Licci. Squadre che al via si presentano con obiettivi ovviamente diversi, la Pianorese rimanere in scia della capolista per cercare di mantenere una posizione che a fine campionato possa garantire magari la promozione, mentre Saragozza cerca punti per consolidare la propria classifica e evitare problemi sul fondo. Pronti via, la Pianorese prova a spingere, crea qualche occasione, ma anche gli ospiti non scherzano, nel senso che provano a giocarsela, una delle formazioni forse migliori viste al campo Dainesi di Pianoro in questa stagione. Gioca a viso aperto, partita che si gioca soprattutto a centrocampo. Poi verso la metà, fine del primo tempo, le squadre si scoprono un attimino e c'è qualche occasione da una parte e dall'altra con un Gregorini e un Bratta veramente eccezionali che non sbagliano assolutamente nulla. Giro, giro! Gira, gira, Deppa! Secondo tempo che si apre con un'occasione subito per il Saragozza e risponde subito anche la Pianorese con un paio di occasioni. Sintetico di abbono e ci servina un casino, porca. Puta, puta, Ricky, puta! Uomo che arriva! Arriva!
dobbiamo muoverla. Okay, arriva. Sono tutti! Poi si arriva all'esito della gara, quando appunto la partita prenderà una piega diversa per un rigore assegnato al 61esimo al Saragozza, che però non viene realizzato da Monetti, anzi viene parato dal portiere della Pianorese, Francesco Gregorini. Forte di questa azione, di questo pericolo sventato, la squadra di Rocco Musio reagisce e nel giro di pochi minuti riesce in un contropiede a arrivare al gol grazie a Riccardo Alvisi. L'1-0 galvanizza la squadra di casa, che si rende pericolosa da lì a breve anche in altre occasioni, anche se il Saragozza controlla e non demerita. Raspu, staccati dal blocco! Raspu, staccati! Dai fuori, dai! E 5! Ti manca! Dai, fuori, ce l'ho io! Via Luis! 7-7, 3-5! Ma 10 minuti più tardi è l'airone Romagnoli a portare a 2 le reti, segnando una vittoria che diventa importante per la formazione, che ora si trova terza in classifica a 3 punti dalla capolista Ceretolese. L'avevi detto? Giocala lui! Giocala! C'è Roma sulla fascia! Bravo! Lui! A fine partita, come sempre, le interviste ai protagonisti della gara, Francesco Mascaro, allenatore del Saragozza, e a qualche giocatore della Pianorese, è uno speciale dedicato all'airone. Allora, siamo col mister. Tu stato sei il mister? Sì, sono il mister. Confermato. Sono allenatore, sì. L'allenatore del Saragozza, non scherziamo, vabbè, fa rabbia perché intanto si è allontanato dal campo, insomma, in maniera sono cercata, sì, quindi, però, insomma, diciamo che niente di offensivo, così ci sta un po'. Ci sta la rabbia anche perché è una partita che primo tempo avete messo proprio in difficoltà la Pianorese. Poi fino al rigore, insomma, la partita era incerta, potevate passare e chiudere la gara. È stata molto equilibrata, ma ero convinto perché avevamo lavorato bene tutta la settimana e avevamo un minimo di margine sulla zona calda, quindi ero convinto che avevamo fatto una buonissima partita. Peccato perché... Anche perché questa stagione eravate partiti un po' così, poi vi siete ripresi, adesso siete una squadra quadrata, mi manca solo quello spunto in più per fare un po' il salto di qualità. Ma noi intanto siamo neopromossi e poi abbiamo dovuto un pochino rinnovare la squadra perché da quella che era la squadra dell'anno scorso, per vari motivi abbiamo perso diversi giocatori e li abbiamo sostituiti, però c'è stato bisogno esatto del momento, però devo dire che venivamo da un buon momento, abbiamo fatto 10 punti le ultime 5 partite, oggi potevamo fare risultato, ci tenevamo, anche perché poi qui a Pianoro è dove abbiamo vinto i playoff l'anno scorso, sì, quindi siamo legati in maniera particolare. Sì, sì. E poi comunque sapevamo di giocare contro una squadra che ha delle ambizioni, e, insomma, sicuramente la prestazione c'è stata dei ragazzi, poi sono gli episodi. Beh sì, ecco, forse sono stati proprio gli episodi, perché all'inizio la vostra difesa è quasi impeccabile, nel senso che non ha lasciato spazio, non ha lasciato neanche costruire. E poi dopo avete un po' osato, quindi ovviamente cambiano un po' le cose. Ci si prova per forza. Insomma, sembrava giusto, anche perché stare a difendere lo 0-0, insomma, prima o poi lo prendi. Invece abbiamo dimostrato che comunque
provandoci, insomma, le occasioni le abbiamo avute e ripeto, vabbè, il calcio è così, insomma, sì, certo. Gli episodi sono questi, delle volte ti gira bene, altre meno, però insomma adesso noi abbiamo tre partite toste che arrivano in serie, quindi insomma, pensiamo già alla prossima che è uno scontro diretto. Siamo con la protagonista della partita, Uma, com'è andata? Va tutto bene, dai! Parato un rigore. Hai parato un rigore, Uma, lo sapevi. Le caviglie tutte in fascia. Uma. Allora, tu sei il giocatore più intelligente di questa squadra, Uma, vero? Sono tutti dei cretini qua. Ora, non so come abbia fatto, però lui ha detto, entro, mi ha detto il minuto, ha sbagliato di 3 minuti e hai detto che facevi gol. Sì, da... Te lo sentivi, te lo sei segnato stanotte. Stavo bene, sono 2 o 3 settimane che mi alleno bene. Pensavi a questo gol da 2 o 3 settimane? Sì, anche di più. Una partita che è cambiata completamente quando loro hanno sbagliato il rigore, dopo è cambiata la gara, avete preso forza. È il gioco del calcio, sbagli, paghi, cioè così. Ci sta. L'Airone ha segnato, cioè... Senti, chiamiamo anche il bambino difficile, vieni Faggio, vieni qua. Allora, vieni qua di fianco, vieni al centro, no, sei tu il bomber al centro. Il Faggio lo prendiamo perché è vestito esteticamente, vieni un po' più in qua, se no non ti vedono a casa, è un peccato, cioè... Alzati un po', tiriamo su, ecco, oh, è alto come... te l'aspettavi il gol di Roma, l'avevi giocato allo Stai? Sì, no. Non era neanche quotato. È uno da 20 gol, quindi insomma... 20 gol comprese le partitelle. Esatto, un allenamento. Quindi le partitelle eri già 18. Sì. Adesso vado per il bonus alla Cassano. Allora, una vittoria importante perché questi 3 punti tengono la classifica lì pronta a vedere cosa fanno le altre. Perché l'obiettivo vincere, al piano rese è quello sì, che sì. Viene. Sì, dobbiamo vincerle tutte, giocare bene e crederci sempre. Bene. Non mollare mai. Dicevamo prima con l'Airone che... L'Airone sono i romagnoli. No, che brutto l'Airone, però è vero. Non va neanche più lo chiamiamo lo Stambecco. Non va neanche più lo struzzo sembra. Piccolo... Quello di Aldo Giovanni Giacomo. Bravo romagnoli, al suo momento. No, beh, il rigore ha cambiato la partita. Sì, per fortuna sì, Lollo lo conosco, abbiamo giocato insieme, credo, al Bologna. Infatti prima di tirare gli ho detto, fammi pensare dove lo tiravi, gli ho detto, lo cambio sempre. Quindi, per fortuna ha cambiato dalla parte che io mi sono tuffato. È andata bene, dai, sì, però è stata più dura del previsto, una bella squadra, molto aggressivi, noi oggi, primo tempo, soprattutto molli, però ci ha pensato Mister Rocco, al fine primo tempo, a tirarci fuori quel coglione in più, qualcosa in più che serviva. Io credo che Dio mi abbia fatto per uno scopo, però mi ha fatto anche veloce. E quando corro, io lo sento compiaciuto. Al gol dell'Airone cosa hai pensato? Faccio l'Airone come romagnolo. Al gol dell'Airone? Che schifo. No. Solo che schifo. Non è vero. Al gol dell'Airone. Ma Roma è ancora convinto che l'Amorosa stia solo con lui, da 4 anni, per cui di Romagnoli. Indegno Stefano, una cosa improponibile. Stefano! Il gol di Roma? Ah, gli unici in seconda categoria che l'hanno preso da lui. Tarocco aveva detto che domenica scorsa Roma non aveva fatto gol neanche col portiere per terra. Allora oggi abbiamo messo anche tutta la difesa. Cioè, per fare. Di Roma? Io ho pensato che fosse un ragazzo splendido, come al solito. Il gol di Roma? Ho pensato che se ho fatto con Roma c'è ancora speranza. Di Roma? Gol di Roma? Sei sentito male? Sì, no, perché Roma sinceramente sta sbagliando tutto. Stefano, sinceramente non ce la fa più Roma. Roma la voleva mettere fuori perché era scelto fuori. Però ha tirato e è andato in porta. Gol di Roma? L'ha dedicato a me, l'Airone. Al gol di Roma? Tanta roba.